Salve barbuti, baffuti. Oggi volevo parlarvi di un piccolo dettaglio sui baffi. Se volete far crescere due baffi così, che poi non è che sono il massimo, ce ne sono dei migliori, però mi accontento. Allora, non dovete tagliarli qua sotto, cioè non dovete tagliarli qua sotto. Dovete spazzolarli spesso di lato così prendono forma. Una spazzola del genere. Così prendono forma. Poi qui in mezzo al labbro superiore bisogna fare un piccolo spacchettino perché così prendono forma di stare di lato. Un piccolo spacchettino. Consiglio le prime volte di farvelo fare da un barber, poi dopo successivamente voi seguite il taglio che va fatto. Perché c'è il rischio che se fai un taglio fatto male nel labbro superiore si rovina il baffo. Allora, procedo. Così. Esatto. Poi il taglio può essere, o il taglio del triangolino può essere o piccolo o grande. Nel mio caso è stato fatto abbastanza largo il taglio qua, il labbro superiore. Pur può essere più piccolino in base a come volete. Mi raccomando, qua sotto non tagliate, oppure ve lo fate sistemare dal barber. Qua ho un altro specchio dove posso vedermi meglio, più vicino. Così. Piccola regolazione, i baffi che non fa mai male. Piccolo tagliettino per regolare i baffi. Tutto qua. Alle prossime, Barbere. Ciao.